Buongiorno. Intanto benvenuto e faccio subito una domanda, sono due domande. Allora, una è tanto di sensazione della vicenda di questo debutto, che punto è la squadra e insomma è arrivato anche Monica, non so se l'ho detto bene, e insomma se è soddisfatto finora anche di quello che si è visto sul mercato. Ma le sensazioni sono buone sicuramente, anche perché ho trovato un gruppo di ragazzi che ha lavorato veramente bene. È ovvio che poi purtroppo è stato un cantiere sempre aperto, un cantiere che ancora si deve chiudere, e questo non ha il continuare magari a inserire dei ragazzi in corso d'opera, non è semplice, però fa parte del mio lavoro. Tutto questo, però, se devo parlare di come hanno lavorato i ragazzi che ci sono stati dall'inizio fino ad ora, onestamente posso fare solo i complimenti proprio per come sono calati in questa nuova annata, con la voglia proprio di seguirmi in qualsiasi cosa gli proponessi, sia dal punto di vista fisico, che è stato un lavoro duro, sia dal punto di vista poi del campo, nelle mie richieste. Stiamo lavorando, è ovvio che appunto abbiamo avuto qualche infortunio che ci ha costretto a fare un po' di salti mortali proprio per arrivare anche a fare le amichevoli, però tutto questo è servito comunque per dare un'identità che ovvio va definita in base alle caratteristiche dei giocatori che sono appena arrivati, che stanno recuperando o che insomma arriveranno. Sì. Per cui, prima di dare un giudizio, vedo che la società sta cercando di fare il massimo per rendere questa squadra competitiva. È ovvio che sono arrivati tanti giocatori che hanno bisogno di conoscere questo campionato, hanno bisogno di capire di come ci si approccia a una Serie B che, insomma, lo dite voi, lo dicono tutti, sembra la più tosta degli ultimi anni. Questo comporta del lavoro e il capire come saremo, bisogna capire quanto ci vorrà nel capire determinate cose questi nuovi giocatori che hanno delle qualità ma che devono capire in fretta questo campionato. Mister, buongiorno, è Massimo Prostini, tutto l'audio, siamo visti anche certo. La e quanto ha lavorato questa settimana pensando alla partita con il Brescia e invece quanto pensando al futuro, e poi se ci vuol dire chi è, se c'è qualcuno che per domani non è a disposizione, in particolare dei nuovi, soprattutto Moruta che è arrivato ieri, non so, ecco, che ci fa un po' il punto della situazione. Certo, ma io ho lavorato per arrivare a fare bene con il Brescia, ma ho lavorato perché la squadra cresca, perché comunque noi dovremo avere un'idea che non deve farci condizionare dall'avversario che incontreremo, per cui dovremo mettere in campo quello che sappiamo fare e cercare di dimostrare che siamo più bravi degli altri. Poi se non ci riusciremo, tanto di cappello agli altri, però non l'approccio al Brescia, preparare la gara col Brescia significa comunque crescita per noi, cioè vogliamo passare il turno, vogliamo arrivare a ripartire nel modo giusto. Sappiamo che non è semplice, ma questo non c'è nulla di semplice, ma non vuol dire che non sia invece, anzi, stimolante e ancora più importante farlo. Per quanto riguarda i disponibili, Morutan ha fatto un allenamento con noi e basta, per cui Morutan ha fatto un allenamento solo stamattina, però forse dovrebbe arrivare il transfert perché possa essere convocato. Invece non saranno della partita né Rus né Steves, perché hanno un paio di acciacchi che verranno smaltiti proprio in questo weekend. Allora non rischiamo che questo comprometta, insomma, il loro poi proseguo. Torre Grossa no, ancora non si è ancora allenato con noi, ancora fuori. Quando pensa che Torre Grossa, ha lasciato fuori Torre Grossa, ha lasciato fuori Caracciolo, ovviamente sono tutti giocatori che fanno parte del, però insomma in questo momento non ci sono. E invece Sibilia e Cohen come sta? Sibilia e Cohen hanno fatto da mercoledì, hanno cominciato a allenarsi con la squadra, per cui sono a disposizione. Ovvio hanno saltato un bel po' di lavoro, perché essendo anche l'inizio della stagione hanno messo poca benzina, però comunque hanno ricominciato a lavorare, hanno cominciato ad essere dei nostri, adesso li porterò sicuramente, vedremo quanto posso utilizzarli.
Vediamo un attimino, sono Michele Bufalino, sì. Vediamo un attimino quello che è la marcia di avvicinamento della partita. Ecco, quanto Pisa col Brescia sarà poi eventualmente presente col Cittadella, se lo, possiamo dire che più o meno il modo di gioco, che sono stati discorsi un po' aleatori, può essere il 4-3-1-2, 4-3-2-1, e se, visto che poi è notizia un po' di queste ore, si parla di questo CSE, a te ne hanno parlato, per caso è davvero in direttura d'arrivo oppure no? Allora, una alla volta, perché poi mi scordo la prima domanda. Qual è la prima? Pisa, ovviamente, quanto Pisa di domani ci sarà? Questo è difficile risponderti, perché intanto abbiamo tanti squalificati la prima di campionato, perché già ci saranno due o tre squalificati, Beruatto, se non ricordo male, Nasi, due. E per cui già questo insomma, ci costringerà a cambiare qualcosa, e dopo anche in base a chi poi arriverà e che condizioni avrà, dopo lo valuterò di settimana in settimana. Io questo a questo non ti so rispondere davvero. Okay. L'altra? È lo schema eventualmente di gioco. Ma noi ovvio siamo partiti con la possibilità di variare con i due sottopunta, con un sottopunta solo, e proprio perché le caratteristiche dei giocatori possono cambiare di settimana in settimana, e questo mi dà la possibilità di valutare il tutto. Vedo che c'è una buona disponibilità, i ragazzi che si sono sempre allenati hanno assimilato abbastanza quello che chiedo, cominciano a venire le cose in maniera automatica, e questo significa appunto avere dentro in testa cosa gli chiedo. Ovvio che tutto questo va verificato con dei test difficili, come sarà domani, perché fino ad ora abbiamo giocato solo con un pari categoria, rimane in una giornata anche poco felice per loro, perché credo che fossero anche rimaneggiati e non è stato un test proprio vero. Domani avremo il primo test per capire quanti passi in avanti abbiamo fatto dall'inizio ad ora. E invece l'ultima cosa, vedete, di Cissé, dicevo, sentiamo. Ah, Cissé, sì, sembra che sia addirittura d'arrivo. Adesso non so se potrò inserirlo nei convocati o meno. Io non l'ho ancora visto, per cui io, prima di parlare dei giocatori che non ho ancora visto, sto sempre attento, perché ne ho viste talmente tante, però sembra che sia una cosa che, insomma, che è addirittura d'arrivo. È un ragazzo che ha delle qualità. Delle qualità che deve ancora dimostrarle, perché ha giocato veramente poco, è un po' una scommessa, però io credo che abbia tutte le caratteristiche per dare una mano anche lui. Ripeto, anche lui fa parte di quella cerchia di giocatori che devono un pochino capire il campionato. Ripeto, lì per noi ballerà tutto da come, da quanto ci metteranno questi giocatori a entrare in questa realtà, in questa squadra che ha un'identità chiara, e come sapranno calarsi in tutto questo. Se sarà veloce, io credo che questi ragazzi ci possano dare una mano. Ciao mister, Paolo Sardelli, Punto Radio. A proposito dei nuovi, sono arrivati tanti giocatori nuovi in quest'ultima settimana, sono tutti ragazzi giovani che provengono anche da società importanti, insomma hanno anche esperienze importanti alle spalle. Per conoscerli meglio, magari ci puoi fare una presentazione, che tipo di giocatori sono, e una domanda nello specifico su Morutan, come lo vedi, più interno di centrocampo, può fare diversi ruoli, secondo te qual è il suo di ruolo? Premesso che mi parli di giocatori che sicuramente ho visto in video, però allenati li ho allenati poco, per cui poi i giocatori li conosci davvero quando li alleni, per cui ti faccio una descrizione che potresti fare anche tu vedendo i video, nel senso che comunque hanno determinate caratteristiche. Morutan ha prettamente un trequartista, un giocatore comunque offensivo, molto offensivo, che ha nell'uno contro uno la sua capacità. Vedremo poi come, però voglio capire anch'io come si adatterà a quelli che possono i compiti che in Italia bisogna avere, perché non basta fare una fase, bisogna farle entrambe, però sappiamo che nel calcio bisogna correre, e se non corri non si va da nessuna parte. Per cui sono tutte cose che posso testare solo sul campo. Queste cose a oggi, ripeto, ti posso dire caratteristiche, ma non so risponderti che tipo di approccio possono avere. Per guardare Rus, è un centrale molto, molto esplosivo, grande aggressività,
ha bisogno di lavorare con le linee difensive e non c'è stato ancora modo di farlo lavorare. Sappiamo che le linee difensive hanno necessità di lavorare insieme tanto tempo, come per Esteves, che è arrivato, che non, fino adesso ha fatto mezzo allenamento, un allenamento con noi, però anche lui, insomma, essendo della linea difensiva, avrà bisogno di lavorare, di capire i meccanismi. Andrea, poi Massimo, Giovanni. Mi riallaccio a due cose che ha detto prima. Allora, la prima è sui giocatori che non ci saranno domani, è chiaro, intanto Torregrossa quanto sarà pronto, e i due se saranno pronti per la prima di campionato. Allora, per quanto riguarda Nesta, bisogna aspettare qualche giorno per capire quando sarà pronto, per cui avrà anche lui un periodo di riatletizzazione. Lui sta già lavorando sodo, però poi lavorare con la squadra è un'altra cosa, però mi auguro che molto presto, se non fine settimana, settimana prossima, cominci a lavorare con noi. Per quanto riguarda invece Esteves e Rus, probabilmente della settimana prossima saranno con la squadra. Quindi potrebbero essere convocati per il cittadino. Sì, devo capirne un po' le condizioni di entrambi. Magari per uno, sicuramente Rus è un po' più avanti perché ha già giocato, ha fatto delle partite intere già quest'anno. Esteves viene da un infortunio, per cui dovrò valutarlo. Le faccio l'ultima, si parlava che a Cittadella saranno squalificati Naghi e Beruatto. Domani ci penserà questa cosa, proverà già qualcuno, o se no, Naghi e Beruatto, a parte che non abbiamo, io credo che le partite vadano a giocare sempre al meglio, e noi domani ci metteremo la formazione migliore che possiamo, quella che riterrò migliore, quella che riterrò opportuna per poter passare il turno. Poi noi dobbiamo essere pronti a prescindere chi gioca, chi non gioca, dobbiamo avere la rosa intera pronta a giocare di partita in partita, perché questa è la mia mentalità. Non esiste che ci siano, anche perché le partite cambiano con 5 cambi, poi c'è la possibilità di cambiare radicalmente una squadra. E poi quello che sarà, viviamo di partita in partita, cercando di tirare fuori il massimo. Massimo, per domani chiudiamo. Sì, mister, una domanda che non è mai capitata l'occasione di farle, solo un attimo, dalla partita di domani col Brescia. Questo calendario di Serie B, cosa ne pensi di questo avvio? Due partite in casa alla seconda e alla terza, tra l'altro nelle prime tre incontri due squadre che conosci bene, che hai già anche allenato. E poi sulla partenza di Luca, se gli hai dato un consiglio, se gli hai detto qualcosa quando l'hai salutato per Amsterdam. Ma sul calendario, cioè, c'è poco da, secondo me, da disquisire. La cosa che a me dispiace è che noi stiamo costruendo un po', non per colpa di nessuno, ma perché poi le vicissitudini del mercato sono strane, no? E adesso noi siamo un pochino in ritardo, magari rispetto a qualche altra squadra che ha completato l'organico o comunque è più vicina. Noi adesso questi giocatori, se pensate che l'abbiamo messo dentro tre nell'ultima settimana, mi sembra tre se non sbaglio, vuol dire che a una settimana Coppa Italia il tempo si è ridotto per poter arrivare, per cui bene o male la cosa che a me dispiace è che partite così importanti avrei voluto giocare con una rosa un po' rodata, visto che anche è una rosa che cambia molto, e soprattutto con giocatori che vengono da realtà molto diverse, che avranno bisogno di ambientamento. Questo non è mettere le mani avanti, perché non è mia, è perché dico quello che penso, se no altrimenti mi devo dire delle sciocchezze. La verità è questa, cioè non è che devo stare a girare attorno. L'altra cosa, Luca gli ha dato un consiglio, perché lui finché è stato con me quest'anno si è allenato benissimo, veramente, ha fatto tutto il lavoro in maniera spingendo anche nelle corse, nelle fatiche, in campo. E gli ho detto che se lui va in questo modo sicuramente potrà essere protagonista anche là. Ha avuto un grandissimo approccio, si è messo proprio a disposizione in toto. Grazie. Giovanni, Andrea, chiudiamo. Sì, buongiorno, due domande. La prima è semplicemente di carattere sanitario: come procede il recupero di Caracciolo, e in caso positivo quando si può prevedere un suo reintegro in rosa? E la seconda invece riguarda un aspetto proprio della rosa. Il punto che è rimasto più fermo rispetto allo scorso campionato è il centrocampo, perché sono rimasti Marin, Nagy, Touré e Mastinu. Ecco, è da lì che si può partire per poi amalgamare tutto il resto?
Le rispondo alla seconda, che poi la prima è proprio semplice. Io l'ho premesso prima, c'è una base forte sulla quale costruire, dove gli altri si devono integrare, hanno ottenuto un risultato importante e lo hanno ottenuto magari meritando che qualcosina in più di quello che hanno ottenuto, per cui io credo che questa sia una base da consolidare e io conto su questa base perché ha dato grande soddisfazione ai tifosi e a tutti quanti lo scorso anno e devono essere parte integrante quest'anno per questa nuova ripartenza. Per quanto riguarda Caracciolo siamo ancora lontani, lui sta proseguendo col suo lavoro di recupero, però insomma è ancora un po' lunga. Possiamo dire dicembre più o meno? Ma le previsioni sono novembre, però vedremo, vediamo un po'. L'ultima di Andrea Rocci. Abbiamo parlato molto dei giocatori nuovi, no? Diciamo, Paolo. Chiedo invece, penso un po' più a quelli, a parte Marin che è ormai un po' un simbolo di questa squadra, ma penso a Masucci, penso a De Vitis, a Di Quinzio, che ruolo possono avere questo Pisa e su Di Quinzio in particolare, ho visto che anche durante il ritiro l'ha provato spesso anche davanti alla difesa, no? Sono giocatori importantissimi per la nostra, poi in questo periodo qua sono stati fondamentali proprio per dare delle anche un'idea di come dobbiamo essere, di come in campo e anche fuori, per cui sono giocatori importanti sia in campo che fuori e che stanno dando un contributo incredibile e sono sicuro che lo daranno fino alla fine dell'anno. Sono giocatori che proprio per qualità morali oltre che tecniche sono un valore aggiunto. Giusto per capire, no? Il discorso di questo si parlava anche eventualmente che potesse andare via sul mercato, invece non. Chi, scusa? Di Quinzio rimarrà. Adesso si sta valutando tante cose, poi ci sono aspetti contrattuali nei quali io non voglio entrare onestamente. Però, al momento, voglio... insomma. Adesso lui è qua che si allena con noi, lo ritengo un giocatore del convocato, per cui non è che questo debba o voglia essere una scelta, perché poi ci sono le esigenze dei giocatori che sono comprensibili e tutto quanto. Per cui io adesso parlare di questi aspetti qua dovrei fare per ogni giocatore dovrei fare una disquisizione e non credo che facciamo in tempo a giocare domani. Per cui se parliamo in generale è proprio sempre, se parliamo di aspetti di mercato sul singolo diventa complicato. Però sicuramente sono giocatori con la punta di vista sia morale che tecnico che di grande affidamento. No, è proprio un po'. Cosa manca a questa squadra qui al 31 per essere completa? Ti dico onestamente, voglio vedere bene questi giocatori che sono arrivati ora. Ovvio che la società sa cosa secondo me manca e non è giusto che io venga a parlarne qui, ma non è il momento giusto nella conferenza pre-gara, perché mancherei di rispetto a chi come me, come i ragazzi vuole passare il turno domani, per cui mi limito solo a dire che voglio capire i giocatori che sono arrivati, che tipo di giocatori poi allenandoli possono essere, ripeto, le caratteristiche le conosco benissimo, so, però allenarli poi e capire il vero apporto che possono dare è diverso. Posto? Grazie. Posto? Grazie.